Ringrazio Maurizio Piglione sia per lo spessore delle cose che ci ha detto e sia anche per la concretezza e la concisione con cui ce l'ha dette, che devo dire sono veramente un modello di comunicazione efficace. Forse dovremmo un pochino ogni tanto andare a scuola. Do ora la parola all'ultimo relatore, la dottoressa Bortolotti, che tratta un tema che serpeggiava nelle relazioni che l'hanno preceduta, che è quello dell'esecuzione del concordato preventivo in base al nuovo 185, che è già stato ampiamente citato, perché è caduto un mito, cioè il mito della impossibilità di alienare i beni prima dell'omologazione del concordato, ma contemporaneamente è stato introdotto un limite, e cioè quei principi di pubblicità e contendibilità che dovevano assistere alla liquidazione secondo le regole del fallimento nella fase liquidatoria esecutiva del concordato, sono stati introdotti e portati anche nelle fasi anteriori, anche nei momenti in cui si effettuano delle alienazioni precedenti. Questo non è senza conseguenze anche, diciamo, dal punto di vista dell'operatività, della gestibilità delle procedure. Prego, anche qui sempre col solito richiamo ai tempi. Grazie Presidente. Mi aggrego anch'io ai ringraziamenti che voglio rivolgere a tutto il comitato organizzativo, in particolare a Laura. Grazie per avere nuovamente l'occasione di poter partecipare e intervenire a questo evento di altissimo livello scientifico, devo dire, fino ad ora. Bene, io devo parlare del articolo 185 alla luce della novella. Sappiamo che l'unica disposizione che oggi si occupa espressamente dell'esecuzione del concordato è appunto l'articolo 185, rubricato esecuzione del concordato. In seguito alla novella è stato arricchito questo articolo di nuovi commi, ossia commi da 3 a 6. A mio avviso il legislatore forse ha perso un'occasione per riformulare la norma riguardante la fase esecutiva, la fase attuativa di tutti i concordati preventivi. Dico di tutti i concordati preventivi perché non c'è una disposizione che ci detta le modalità attuative del concordato preventivo, non c'è una disposizione che in maniera organica ci detta le modalità attuative del concordato liquidatorio e le modalità attuative del concordato in continuità aziendale. Manca completamente, e questo forse sarebbe comunque opportuno disciplinarlo, perché ritengo che comunque la fase attuativa sia fondamentale per la riuscita di una effettiva ristrutturazione di un'impresa in crisi e quindi di una regolamentazione della crisi. Sappiamo infatti che oggi il giudice non ha sostanzialmente potere nella fase post-omologa, tant'è che ogni controversia che riguarda diritti soggettivi, anche relativi alla fase esecutiva, sono confinati alla cognizione ordinaria, che ha dei tempi che sono di solito incompatibili con i tempi di una ristrutturazione di un'azienda in crisi. Recentemente è stato ritenuto dal Tribunale di Monza, 3 giugno 2015, proprio sul tema, che in tema di concordato preventivo è inammissibile il reclamo ex articolo 110 legge fallimentare contro il piano di riparto depositato dal liquidatore.
cioè ha detto sostanzialmente che non è previsto alcun accertamento del passivo e l'omologazione determina soltanto un vincolo in ordine a percentuale offerta senza creare alcun giudicato sull'esistenza entità natura del credito. Quindi il legislatore avrebbe forse potuto riformulare e dare contenuto a questa norma, all'articolo 185, appunto, che, ripeto, è l'unico rubricato esecuzione del concordato. Avrebbe potuto dare forse delle soluzioni agli adempimenti, al comportamento inadempiente del debitore, oppure a quelle diatribe che si vengono a creare in fase esecutiva in ordine alle scelte attuative della proposta da parte del liquidatore giudiziale. Il 185 oggi ci continua a dire semplicemente che il commissario giudiziale ha un potere di vigilanza e ha introdotto una disciplina con riferimento solamente alle esecuzioni delle proposte concorrenti, e dico solamente delle proposte concorrenti perché non ha disciplinato, a mio avviso sarebbe stato importante, anche una disciplina attuativa delle offerte concorrenti. Peraltro bisogna dire che per quanto riguarda l'esecuzione del concordato, un passo avanti è stato fatto, non tanto con l'articolo 185 quanto con l'articolo 182. L'articolo 182, se lo leggiamo, allora, al quinto comma ci dice: alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108 ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di perlazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e sequestri conservativi o di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi. Ecco, allora, un'affermazione certa penso che si possa fare, che l'articolo 182, quinto comma, stia disciplinando l'esecuzione del concordato, ma quello che è importante è che stia ammettendo o rendendo possibile l'esecuzione anticipata del concordato. E questo è sempre stato un tema molto discusso negli ultimi anni, quando sento appunto che c'è bisogno di tempi certi. Ecco, forse questa disposizione ci dà la possibilità di dare tempi più certi, nel senso che ora il legislatore ci permette di anticipare l'esecuzione del concordato, ossia l'esecuzione del piano concordatario, ossia l'esecuzione di quegli atti che formano la struttura del piano concordatario e che consistono appunto in trasferimenti di beni immobili immobili, aziende e rami d'azienda. Questo penso che sia un passo veramente importante, dà risposta a quell'esigenza sentita da richiesta da più parti, esigenza che si sostanza nel voler mantenere, salvare un complesso aziendale produttivo, a salvare l'avviamento, a salvare l'occupazione e a salvare l'indotto che circola attorno a questa azienda. Quindi abbiamo detto che l'esecuzione del concordato ha trovato questa nuova disciplina, che ha degli effetti importantissimi, perché dice che è consentito ora procedere agli atti traslativi prima dell'omologa, applicandosi gli articoli da 105 a 108 ter. Quindi richiede l'applicazione di tutta quella disciplina delle vendite riguardanti l'esecuzione collettiva in quanto compatibile.
Consentitemi una tocco un attimo un argomento che comunque è attinente. Fino adesso si riteneva che il 182 riguardasse i concordati liquidatori, che comunque è un dato pacifico che una disciplina relativa all'esecuzione riguardante il concordato in continuità aziendale non ci fosse, se non quella dell'articolo 182 in quanto compatibile. Il Tribunale di Bolzano aveva ritenuto, aveva cercato di delineare, diciamo, la sfera, la disciplina che potesse essere applicata al 186 bis, quindi ai concordati in continuità aziendali, ritenendo che nel perimetro del concordato in continuità aziendale rientrasse sia quello diretto che indiretto, e aveva ritenuto che comunque il 182 fosse una disciplina riservata al concordato liquidatorio. Ora mi viene il dubbio, non sono più così certa, perché la rubrica del 182 è stata cambiata e ci parla di cessioni. Allora, questa norma ci vuole dare dei principi generali per tutte le cessioni, che siano cessioni in un concordato liquidatorio o che siano cessioni di beni non funzionali in un concordato in continuità aziendale? Ci vuole dire che queste norme sono applicabili anche alle cessioni di aziende? Cessioni di aziende che comunque ritengo rientrino nel perimetro della continuità aziendale. Questo andrebbe, apre comunque numerose domande e problematiche per quanto riguarda la qualificazione dei concordati preventivi in continuità aziendale, che io finora ritenevo sinceramente che rientrassero tutti quelli dove si potesse individuare una prevalenza della caratteristica della continuità aziendale, a differenza di quello che abbiamo sentito prima appunto dire dal dottor Vitiello, che ritiene poter qualificare i concordati di natura mista e quindi applicare a quella parte relativa alla continuità aziendale, quindi dismissione di beni non funzionali, di dover appunto nominare un liquidatore. Effetto determinante, dirompente, importante dell'articolo 182, quinto comma. Perché? Perché la norma ora ci dice, facendo riferimento agli articoli da 105 a 108 ter, che si può trasferire il complesso aziendale nella fase endoconcordataria e non solo più nella fase post-omologa, consentendo all'acquirente, al cessionario, di beneficiare dell'esonero delle responsabilità patrimoniali e solidali, di cui all'articolo 2560. Sappiamo che il 2560 del Codice Civile ci dice che nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde anche il cessionario dell'azienda di quelli che sono i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta e debiti ovviamente sorti anteriormente al trasferimento, debiti che devono ovviamente risultare dalle scritture contabili. Tutto questo, ripeto, avendo ora disciplinato la possibilità del trasferimento anteomologa e avendo richiamato gli articoli da 105 a 108 ter, tutto questo ora dà garanzia al cessionario che potrà acquistare anche
ante, omologa, sicuro di non doversi accollare, di rispondere solidalmente dei debiti del cedente. Questi effetti purgativi hanno natura sia processuale che sostanziale, quindi processuale nel senso che vengono cancellate tutte le trascrizioni, le iscrizioni, quello che dice appunto il 182 al quinto comma, sempre le cancellazioni delle iscrizioni relative ai diritti per l'azione, trascrizioni, pignoramenti, sequestri, conservativi e ogni altro vincolo sono effettuati dal giudice. Effetto purgativo sotto il profilo sostanziale, come ho già detto, riguardano i debiti che la azienda che viene ceduta ha accumulato prima del trasferimento. E tra questi vi rientrano anche i debiti che ha accumulato nel corso di una procedura concordataria, che potrebbero essere anche molto rilevanti. Ripeto, ritengo che col 182 sia stato dato un punto fermo all'esecuzione, alla disciplina dell'esecuzione e quindi alla disciplina dell'esecuzione anteomologa. Esecuzione anteomologa che ci viene confermata anche dall'articolo 163 bis nella disciplina delle offerte concorrenti, laddove appunto dice che sono ammissibili. 163 bis dice quando il piano di concordato di cui al 161 comprende un'offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore anche prima dell'omologa e così via. Quindi possibilità di cessione dell'azienda ci viene confermata anche al 163 bis. Purtroppo, ripeto, il legislatore non ha dettato una disciplina organica relativa alle modalità di esecuzione del concordato da una parte liquidatorio e del concordato dall'altra parte con continuità aziendale. Passo alla seconda parte del mio intervento che cerca di analizzare la nuova disciplina sull'esecuzione delle proposte concorrenti. È stata modificata la disciplina solamente delle proposte concorrenti, è rimasta la vecchia disciplina per quanto riguarda i concordati, diciamo così, se si può dire vecchio stile. Allora, il legislatore ha voluto introdurre uno strumento giuridico di sostituzione del debitore in caso di una sua riottosità o di una contrarietà alle proposte concorrenti. Come ho già detto prima, ritengo che la problematica non sia del tutto risolta nel suo complesso, in quanto la questione riguarda sia le proposte come anche le offerte concorrenti. Se leggiamo la norma, il terzo comma dell'articolo 185 ci dice che la nuova disciplina viene applicata solamente alle proposte concorrenti approvate e omologate. Poi ci dice ancora che si applica quando il debitore non presti spontaneamente la sua collaborazione, ossia non dia attuazione a quell'obbligo di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata ad uno o più creditori qualora sia stata approvata e omologata. Ai successivi commi 4, 5 e 6, più che altro ai successivi commi 4 e 5, mi limito intanto a questi due commi, viene dettata una la modalità, la procedura. Innanzitutto la richiesta deve arrivare da... Allora, il quarto comma dice... Grazie. Allora,
Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari della esecuzione, deve senza indugio riferire al Tribunale. Allora, da chi può provenire questo atto d'impulso? Innanzitutto dal commissario giudiziale, oppure, ci dice il quinto comma, su ricorso del creditore concorrente. Il creditore concorrente, se lo richiede il creditore concorrente, allora il Tribunale potrà conferire al commissario giudiziale i poteri necessari. Il sesto comma poi ci detta una disciplina particolare per il debitore in forma societaria, e cioè ci dice che è possibile che venga nominato un amministratore giudiziario qualora il debitore concordatario sia una società. Allora, autorevole dottrina vuole ricordare e ribadire che in ogni caso questa disciplina è dettata per la realizzazione della proposta concorrente, è dettata a tutela dei creditori, sicuramente a tutela anche di chi propone la proposta concorrente, ma la finalità principale è comunque sempre quella dell'interesse del creditore concorsuale. Abbiamo visto che il comma 4 e 5 sembrerebbero applicarsi al concordato preventivo presentato da un imprenditore non in forma societaria, quindi parrebbe all'imprenditore individuale. Il sesto comma, che è un po' problematico nella sua lettura, dice: ove il debitore abbia forma societaria, il Tribunale, fermo restando il disposto dell'articolo 173, può revocare l'organo amministrativo nominando un amministratore giudiziario, che può essere liquidatore se c'è. Quindi sembra che per l'esecuzione delle proposte concorrenti presentate da un imprenditore che ha forma societaria, il legislatore abbia riservato una disciplina particolare e diversa dall'imprenditore debitore individuale. Questa disciplina prevede la revoca, la possibilità di revocare l'organo amministrativo, la possibilità di nominare un amministratore giudiziario che potrà essere liquidatore giudiziale. Che cosa significa fermo restando il disposto dell'articolo 173? Devo dire la verità che questa previsione mi ha creato non pochi problemi per trovare una soluzione logica e che possa avere insomma un filo logico. Allora, o è frutto di un errore? Perché sappiamo che il 173 nella fase esecutiva non c'è, non ci può essere. La fase esecutiva è la fase che segue alla fase processuale, e quindi il concordato, la fase processuale termina con l'omologa del concordato. Il 173 è una norma che si applica alla fase endoconcordataria, alla fase processuale. E cosa significa quindi salvo, fermo restando l'esposto dell'articolo 173? Allora, ripeto, o è frutto di un errore, o il legislatore ha voluto prevedere un nuovo sistema sanzionatorio al di là dell'annullamento della risoluzione, ma lo escluderei assolutamente, oppure, come ha tentato di spiegare autorevole dottrina, bisogna ammettere che anche nelle proposte concorrenti ci sia una fase esecutiva anteomologa e una fase esecutiva postomologa. La fase esecutiva postomologa, che avrà gli strumenti di cui appunto all'articolo 185, e la fase esecutiva anteomologa, dove il sistema sanzionatorio è rappresentato dal 173.
La norma, mi riferisco sempre ancora al 185, sesto comma, prevede la possibilità, come detto, di revocare l'organo amministrativo e di nominare un amministratore giudiziario. Allora, questa norma porta alla mente il disposto di cui all'articolo 2409. Ricordo che il quinto comma di detta norma prevede che l'amministratore giudiziario possa proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori sindaci. Quindi, se la proposta concorrente prevede che l'assemblea della società debitrice debba deliberarla, il commissario dovrà, il commissario nominato ai sensi del 180, il commissario che è stato nominato, dovrà deliberarla sulla base del nuovo 185. Questa previsione è una previsione analoga a soluzioni che sono già presenti in Germania, in Spagna e in Francia. E a questo proposito, poi chiudo, vi leggo le parole sul punto del legislatore che si trova nella relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto 83/2015. La concessione di tali poteri all'amministratore giudiziario si rende necessaria al fine di garantire l'effettiva esecuzione delle proposte di concordato e risponde all'esigenza di evitare che i soci esercitino il proprio potere di veto su operazioni societarie straordinarie al fine di estrarre valore a scapito dei creditori. Quando è stato nominato il liquidatore a norma del 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti. La soluzione proposta in tema di debitori con natura societaria risponde a un'esigenza sempre più avvertita in ambito internazionale. Esemplificativo di ciò è stata l'introduzione nel 2011 in Germania della possibilità che il piano di ristrutturazione, l'insolvenzplan, eventualmente presentato su impulso dei creditori, preveda qualsiasi misura consentita dal diritto commerciale, tra cui ad esempio un aumento di capitale, senza che sia necessaria una deliberazione in tal senso da parte dell'Assemblea degli azionisti. Anche in Spagna è stato recentemente previsto che i creditori rappresentanti un quinto dei crediti possano presentare un piano di ristrutturazione alternativo a quello del debitore, ponendo una responsabilità risarcitoria verso i creditori a carico dei soci che irragionevolmente rifiutino di deliberare l'aumento di capitale eventualmente previsto dal piano. Infine, anche in Francia, nel 2014, si è previsto il potere del mandataire en justice di convocare l'assemblea e di votare al posto dei soci dissenzienti al fine di procedere all'aumento di capitale, con sottoscrizione da parte dei creditori di altri terzi, analogamente a quanto previsto appunto dall'articolo 185. Io qui intanto mi fermo e ringrazio per l'attenzione.